Benvenuti qui da Rage su Demolizioni. Ebbene, quest'oggi demolirò un film amato da molti, quindi ci tengo a sottolineare che sono mie personali opinioni, quindi non voletemi troppo male. Ovviamente sto parlando di Hercules della Disney, film che ho avuto modo di recuperare soltanto recentemente, dopo che lo vidi quando ero più piccolo. Direi che possiamo iniziare. Allora, il fatto è che Ercole è una tragedia greca. Già questo è il problema principale del film. Le muse vogliono fare musica insieme al protagonista, a luci rosse, e all'interno di questo film Ercole è un dio. Certo, perché non puoi dire che Zeus è venuto sulla Terra in forma di aquila e si è la madre originale. Ade è presente sul Monte Olimpo, quando originariamente dovrebbe essere soltanto negli inferi. Passato, presente e futuro, ok, quelle dovrebbero essere le Parche, ma il modo in cui sono state fatte ricorda molto quelle di 300. I bambini, di preciso però, che cosa capiscono del loro compito? Passiamo oltre. Ade vuole rendere mortale Ercole con una sorta di veleno. Qui Ercole viene trovato perché è rapito da Pene e Panico, i due sgherbi un po' stupidi di Ade. Ok, qui passano 15 minuti di introduzione all'infanzia di Ercole, bene. E una volta cresciuto nel villaggio non lo usano perché lui ha una forza sovrumana. Perché usarlo per spostare della roba pesante invece di schifarlo? Bene, sì. La forza lo rende diverso agli occhi degli altri, ma che insegnamento viene dato se viene bullizzato proprio per questa sua capacità? Fosse un porco menefreghista, capirei, ma sembrerebbe avere un buon cuore. La canzone di Ercole non è male, ha il ritmo giusto, stona solo qualche parola, ma è passabile, sicuramente molto meglio in inglese. Se Ercole si dimostrerà un eroe sulla Terra, potrà tornare ad essere un dio. Ok. Filottete, e ovviamente hanno messo Filottete, un personaggio che non c'entra assolutamente niente con l'opera in questione, al posto di Chirone. Già, perché far vedere un centauro sarebbe stato troppo difficile. Il Pegasus è un magnifico cavallo con il cervello di un uccello. Davvero? E non sto scherzando, sono parole dette all'interno del film. Ma Filottete, dopo che avrebbe preso le ninfe, di preciso, che cosa ci avrebbe fatto? Parlando dei doppiatori, non mi sono dispiaciuti. C'è il doppiatore di Ercole che sembra all'inizio leggermente amatoriale, però devo dire che andando avanti con la visione è ascoltabile. Riferimenti a luci rosse, al forzare le donzelle, e vi è un centauro. A proposito, non hanno inserito Chirone, che è un centauro positivo, ma inseriscono un centauro che vuole farsi Megara. Filottete. Abbiamo capito dove vuole andare a parare questo personaggio, essendo una sorta di capro, sbava su Megara con riferimenti molto allusivi. E poi Pegaso, il cavallo, sembrerebbe essere geloso di lei. La rivelazione di Meg subito, dal mio punto di vista, è un errore assurdo. Poteva almeno starci come colpo di scena più avanti. Continui riferimenti anche sui pervertiti che vanno in giro nudi con l'impermeabile. Queste cose non le ho apprezzate per niente. Un eroe può fermare le calamità? Fare a pugni contro una catastrofe naturale? Ok, ma a quanto pare poi andando avanti Ercole ci riuscirà, quindi non cerchiamo giustificazioni dove non devono esserci. Compare l'idra a caso, ma le fatiche? Non ci sono ovviamente, non ha assolutamente nulla del vero Ercole. Ade che fuma il sigaro, mettiamolo pure, eh. Ercole vuole fare soldi. Che bell'eroe. Le muse sono, andando avanti, sempre più fastidiose. Dovrebbero servire da intermezzo musicale, carino, ma a forza di andare avanti speri che non si presentino più. Sbavano sempre sopra Ercole e dicono che lui è più grande, come se non l'avessimo già capito. Questo è, credo, il film della Disney con più riferimenti a luci rosse che io abbia mai visto. Magari non li ho visti tutti quanti, però questo secondo me è il peggiore e ha dei riferimenti molto negativi. Parlando di personaggi, Megara non mi è più di tanto dispiaciuta, ma secondo me il miglior personaggio all'interno del film è Ade.
intelligente, stupido quando vuole e ovviamente fallisce perché il cattivo deve sempre fallire. Alla fine del film vediamo che Ercole ha la scelta se diventare in tutto e per tutto un dio e andare sull'Olimpo oppure se rimanere sulla terra sotto forma di mortale, quindi abbandonare Megara, perché sì, i due se la intendono. Ovviamente, perché non dare la possibilità di far diventare anche Megara una sorta di divinità o comunque qualcosa? No, ci sono molti, ma molti errori di logica. Ad esempio, per quale motivo Ade, che dovrebbe avere più o meno le stesse capacità di Zeus, non è andato ad accertarsi della morte di Ercole? Così come per quale motivo Zeus non è mai andato a trovare suo figlio Ercole fin quando non è lui stesso a chiamarlo molto forzatamente? Perché il film doveva durare quell'oretta e mezza, quell'ora e 40 e doveva concludersi lì. Detto questo, direi che la demolizione può concludersi qui, quindi ditemi nei commenti che cosa ne pensate. È stato un film molto difficile da vedere dal mio punto di vista perché non mi piace, di cose positive ne ha davvero davvero poche e non vedevo davvero l'ora di demolirlo. Già. Molto meglio il poema originale, quindi se volete degli insegnamenti migliori, meno riferimenti a luci rosse e meno schifezze, leggetevi il poema originale. Qui Rage, molto ma molto infastidito, chiudo.